Ed oggi finalmente sono insieme al mio amico Sandro Scapicchio. Col mio amico Federico, sì. Perrotta. Io pensavo che fosse mia la trasmissione, mica la tua. E beh, non si sa mai. Senti, oggi devo fare un annuncio però. Ecco, chi c'è? Con te stiamo cominciando a... Tant'è vero che tu non lo sai, ma tu sei la 40ª puntata. No. La 40ª puntata, io con te non comincio, perché lo sai che io voglio levare tutto, no? Sì. Ho incominciato con tutto il divisorio. L'ultima cosa che leverai sarai te. So io sono l'ultimo che me ne vado. Senti, sono veramente contento oggi di incontrarti perché, insomma, ci siamo... incrociati varie volte. Rincorsi anche. Rincorsi pure. Nei rincorsi, nei percorsi artistici, che è la cosa più bella del mondo, no? Allora, io ho una simpatia per Federico, prima di tutto perché è un grandissimo artista, una bellissima persona. Reciproca, reciproca. E poi è abruzzese. Io l'Abruzzo, io non ho parentele con l'Abruzzo, però sono legato a quella terra perché ci ho imparato a camminare, pensa, a Pineto. Ah. E poi da Vasto a San Benedetto del Tronto, che già è Marche, è il primo grande paese delle Marche, me li sono fatti tutti da ragazzino. Beh, un po', tra l'altro c'è un grandissimo progetto bello che vi consiglio, consiglio a tutti gli amici di questa trasmissione, tutti i followers, che è stata fatta la Greenway, no? la Via Verde con le biciclette, tutto in piano, tutto assolutamente bellissimo, e stanno collegando fino alle Marche ed è veramente una cosa bella da fare, tutto sul mare, infatti, sul vecchio tracciato della ferrovia. Sì. Pensa che a volte io quando, adesso partiamo con un'altra cosa, io che ultimamente insomma frequento per esempio Francavilla al Mare, mi è capitato di vederti a Piazza Sirena. Mi vedo un matto che da sotto il palco mi saluta, ma se dopo hai bisogno di qualcosa stiamo insieme. Allora, poi da lontano dice, ma che poi ho detto Sandro Scapicchio, mannaggia a te, ma dai, chi sti fa? Chi sti fa? Che poi so che insomma, voglio dire, tu sei di casa, perché essendo abruzzese, insomma Piazza Sirena è un posto che ci unisce. Ma dicevo appunto che io a volte quando so, adesso mi capita di passare lì sulla Adriatica, sulla statale, racconto alla mia compagna, dico, ma lo sai quando ero ragazzino qua ci passavano i camion? Che adesso è assurdo, dici, ma come facevano a passare? Era una cosa mondiale, ma fino a poco fa, nel senso saranno passati, secondo me, non più di 10 anni, sì. Sono riusciti a fare un'alternativa, esatto, ai camion, perché se no lì ci passavano. Lì ci passa, cioè, in mezzo alle feste paesane, cioè, passavano i tir. Certo, ma adesso va meglio, mo si fanno le feste, anzi quest'anno neanche le feste si sono fatte. No, quest'anno no. Io sono riuscito quest'anno a strappare 2 giorni ai vari impegni, un fine settimana a Francavilla me lo sono fatto. Bravo. Però adesso parliamo di... Senti, tu sei partito dall'Abruzzo, come ti ritrovi a Roma? Ma guarda, è tutto per il mio mito, quando tu dici, ma chi è il tuo mito, chi segui, qual è... È mio padre che era un personaggio importante. Non penso solo per me, ma per la mia famiglia, ma un pochino anche per chi lo conosceva. Era carismatico, sempre aveva voglia di sperimentare, curiosissimo, gli interessava tutto l'arte soprattutto, quindi non solo per me, ma era sempre molto attento all'arte anche dei nipoti, dei cuginetti miei. Tutto, quando c'era qualcosa di strumenti musicali, c'era l'arte, c'era sempre lui che dava un regalo, un prezzo. Tu sei figlio unico? Io ho un fratello che invece si occupa dell'azienda di famiglia. E mio padre ha capito proprio che la mia strada non sarebbe stata quella di proseguire il lavoro della famiglia, cioè queste non vendiamo le bomboniere, capito? Sempre nei matrimoni, musica. Sulmona. Vabbè, c'è la patria. Quelli sono i confetti. Quelli sono i confetti. Noi stiamo a Pescara, tra Chieti e Pescara, a San Buceto. E invece, capito? Che poi a me quando dici non mi sti posti, mi metti l'allegria. E tu invece, tu pensa che è tutto nato, no? Cioè, tu non sei fatto per vendere bomboniere, perché tu anche per vendere una bomboniera gli fai la barzelletta, tu vattene a Roma e vai a studiare. E lui soprattutto mi raccontò del suo percorso personale, di crescita personale, poi è diventato imprenditore, ma lui è partito facendo il garagista a Roma a 16 anni. E mi ha fatto vedere dove viveva in un metro quadrato, che era il gabbiotto del garage, dove poi lui dava... Che zona era? Prenestina. Stava a Prenestina, lui ha cominciato lì, ci ha portato a vedere il garage dove andava a parcheggiare Capello, Tognazzi, andava a parcheggiare lì perché probabilmente c'era qualche ufficio importante o qualcosa. E mio padre mi ricordava, io sognavo sempre di avere il Mercedes o la macchina come Capello o la macchina come Tognazzi. E da lì poi è partito tutto, questa ambizione ha cercato di trasferirla ai figli. Mio fratello prosegue la sua attività, l'attività dell'azienda in maniera splendida, sentire mia madre
che oggi dice quando il cliente arriva e chiede di tuo fratello per me come rivivere l'esperienza con papà, no? E quindi è una cosa bella. E lato mio, io sono partito e ho cominciato a fare il percorso mio dottore a Roma. Senti, visto che io personalmente, insomma, ho forse questo grande cruccio di non aver potuto mai avere mio padre in platea, perché purtroppo se n'è andato via troppo presto, e quando finalmente, insomma, hai fatto la tua prima cosa importante e tuo padre è venuto a vedere, perché sicuramente sarà avvenuta questa guarda, cosa, guarda, è successo, te lo ricordi? Mi ricordo perfettamente, e credo che fosse il, sì, non lo sono sicuro, il 13 settembre del 2002 a Lucca. Fu la prima del Joseph, la strabiliante tunica dei sogni in Technicolor, un musical di Andrew Lloyd Webber, quello di Evita, Jesus Christ Superstar, Cats, con la regia di Claudio Insegno, ed eravamo a Lucca, la prima nazionale, e io facevo uno dei 12 fratelli di Giuseppe, ero nell'ensemble, no? Nel gruppo, però mio padre era anche lì, papà malato da tanti anni, però prese la macchina, arrivò e si era seduto. E quel posticino che per me era sempre in prima fila, lui chiedeva sempre il posto davanti, pagava, sempre pagato, mia mamma continua a pagare, i miei parenti pagano, sono loro i miei produttori principali, perché sono loro che finanziano i miei spettacoli fondamentalmente. E lui e quel posticino, tu pensa, nella grande esperienza che mi sarebbe piaciuta, la fase appena successiva, cioè il Sistina con Pino Insegno, col quale diciamo ero in accademia, facevo l'allievo e andavamo al Sistina con lui in uno spettacolo importante, quel posticino rimase vacante. Capito? Non... Però è rimasto, quando mia mamma è venuta a vedermi a Roma, quel posto rimase vuoto, ma non perché era stato venduto, poi papà non c'era, era semplicemente casualità. Io guardandolo dal palco, individuando dove era mia madre, disse, mi sa che ci sta, capito? Che bella storia. Ne approfitto, visto che hai nominato un amico comune che è Claudio Insegno. Io Claudio ti aspetto, non ho avuto il tempo di sentirti. Ma ci avrei un problema, perché Claudio si porta a Bart, e Bart col Preschi, il cagnolino, ci può stare? Ma pensa che... L'anno scorso io mi sono sentito un colpo appena sera intera, perché sono andato a vedere uno spettacolo di Enzo Salvi, che lui faceva la regia, sì. E io l'ho pure acciaccheato dentro i camerini, mi volevo ammazzare, che poi amo gli animali. L'ho fatto pure io, non ti preoccupare Sandro. Allora è lui che si... È quello che si mette in mezzo. Ti aspetto Claudio. Tocca a te, eh. Senti, un'altra cosa, adesso sono anni che vivi a Roma. Sì. E come lo vivi questo rapporto con questa città, che comunque in un certo senso, tu sai, a Roma si dice che chi vive a Roma dopo l'origine si sente romano. Sì. Tu un po' ti senti romano? Io ho sposato una moglie romana, lei è... Che presto incontrerò anche lei. Sì, di origine sarda, però assolutamente romana da generazioni, almeno da un paio di generazioni, romana proprio nell'essere. Lei dice di me che ha sposato la causa abruzzese, perché ovviamente io sono a favore della causa abruzzese sempre e comunque, e questa cosa dell'essere romano in realtà non ci si abitua, un pochino puoi prendere l'accento, la cadenza, certo. Però siccome a Roma ci sono una marea di abruzzesi, di pugliesi, di calabresi... Ma i romani ci stanno più, guarda, i veri romani stanno più. Il vero romano è giudio, lo dico in senso buono, insomma, questo è un momento in cui devi stare attento a qualsiasi a quello cosa che dici, dici ovviamente, però invece stiamo parlando per massimi sistemi, sono loro che sono i veri romani, insomma. E io però ho sta cosa di vivere Roma, e su questo mi ha aiutato tantissimo lei, mia moglie, a chilometro zero, cioè la vivo come se fosse un piccolo paese abruzzese. Noi la macchina, se non per le strette necessità di impegni lavorativi, cioè tipo hai un appuntamento dall'altra parte di Roma, certo, devi per forza, e devi prendere il raccordo, perché per tutto il resto c'è la metro, c'è il car sharing, c'è la bicicletta, c'è che andiamo a piedi. Noi viviamo Roma a piedi, siamo fortunatissimi, perché se tu guardi intorno nel quartiere dove tu scegli di vivere c'è tutto. È ovvio, se vai solo nel residenziale ti devi spostare per comprare, ma se il residenziale ha tutto sotto casa, tu puoi vivere benissimo senza macchina. Senti, io siccome devo giustificare la chitarra, allora io voglio fare una piccola che cosa vuoi per te. No, una cosa piccola, perché so che tu c'è un grande artista che io, vabbè, insomma, che io adoro tutto quanto. Ma tutti quanti siamo partiti col piano bar, no? Sì, sì, e devo dire che lui è stata una cosa che, anzi, a volte ci infilavo dentro pure le canzoni sue, che mi dicevano Sandro, ma questa non è, lo so, però mi piace, la faccio. Io facevo così. Stiamo parlando di? Del grande Lucio Dalla, lo so, poi insomma, chi conosce la mia storia sa, oltre al discorso, diciamo, musicale, la grande amicizia, però vabbè, non è questo il discorso è che adesso noi ci intoniamo quella che secondo me
tu non puoi non conoscere, è il suo capolavoro. Una scritta. Vediamo, vediamo se stiamo a sarabanda. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani. I russi, gli americani. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato solo un tono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà, non avrà paura, nostro, nostra figlia. E dico nostra figlia perché è una figlia. Ma lui ha una figlia che si chiama Vittoria. Che un giorno ve la presenteremo. Che tra l'altro insomma, avevo confidato un attimo prima di fare questo incontro, che insomma io ho scritto una canzone molto importante per me dal titolo Vittoria. Ma senti un'altra cosa. Dimmi. Proprio perché tu hai una figlia, se ti dicesse papà io voglio fare l'attrice. Noi con mia moglie ci troviamo molto d'accordo, vai tranquillo, fai quello che vuoi, io ti faccio vedere tutto, ti faccio vedere che è bello ballare, ti faccio vedere che è bello cantare, che è bello recitare, che è importante quanto ci sei, quante le prove. Lei vive con noi, quindi ha vissuto i primi 2 anni in macchina ed era ovviamente piccola, in tournée, una sorta di tournée in giro per l'Italia con una trasmissione televisiva, ma abbiamo girato per 2 anni, lei stava col passeggino, è cresciuta insieme alla troupe, conosce le persone della troupe e conosce meglio gli alberghi che casa, almeno per i primi 2 anni. La socialità fa parte comunque del suo carattere, probabilmente ha preso qualcosa da me e sicuramente tanto di più dalla mamma, e però quello che vuole fare, se lei mi dovesse dire invece un giorno, ti dico l'incontrario, voglio fare lo scienziato o l'astronauta, per me è esattamente uguale. Certo, sarebbe... No, sono tranquillo. Però posso dirti una cosa, io l'ho intravista prima e quindi magari tu potresti essere di parte oppure potresti avere quell'occhio che non vede una parte. Io da estraneo ti dico che comunque è una bambina speciale, poi al di là del fatto che sia tua figlia, che gli vuoi bene. Che... Dici che il fuochetto dell'arte. Sì, sì, io l'ho percepito. E se mi permetti, lo dico con un attimo di forse un po' di presunzione, ma dopo tanti anni ho imparato. Cioè, adesso mi sono capitate delle persone che adesso sono adulte, che adesso fanno le attrici, che comunque fanno. Che comunque quando ero ragazzina dissi è da palcoscenico. Certo. E ci ho preso, quindi. Poi però ripeto, magari guarda, mi onora molto che tu mi dica una cosa del genere. Per l'umanità forse è pure più utile, ma non sono d'accordo, però diciamo che potrebbe essere più utile di un'attrice. Guarda, io penso, io se faccio questo mestiere sono soddisfatto di ciò che faccio e vivo bene, vivo cercando di, come ognuno di noi, di sbarcare il lunario, perché in questo mestiere ce lo siamo detti l'altra volta, quando ci siamo incrociati l'altra volta. Noi saltiamo senza rete. Senza rete, c'è un momento nel quale tu stai sereno, magari accumuli anche qualcosa che dici, ah questo adesso mi ci faccio qualcosa, mi compro e poi magari il mese successivo ti serve quella cosa che hai accumulato per pagare ciò che non hai potuto fare in quel mese. Quindi lo sappiamo che è così. Ma penso che ormai è una cosa, la flessibilità nel lavoro, la precarietà, è brutta come parola, la precarietà, meglio no, la flessibilità. No, lo siamo. No, lo siamo, sì. Ma non mi piace perché comunque dà un'accezione negativa. Il fatto di essere su chi va là, la capacità di, ecco mi piace la parola, la resilienza. Sì. Cioè se ad uno shock noi abbiamo la capacità di adattarci a questo cambiamento repentino di un qualcosa che va in una direzione, beh allora noi lì riusciamo ad essere davvero esseri umani, esseri pensanti. Quindi se mia figlia vuole fare sto mestiere quando arriverà lei non esiste più, io cercherò di sostenerla come hanno fatto i miei. Mi permetti di agganciarmi su una cosa? Io ultimamente mi è capitato, non vuole essere una polemica, però mi è capitato di discutere un po' con persone che fanno un altro lavoro e poi si dilettano ed è un po' un problema, però non voglio andare su questo discorso. Spesso mi sento dire, vabbè, però voi perché siete dei professionisti, e io dico sempre a tutti quanti,
andasse a cercare una serata per il piacere di recitare e di cantare una cosa, andasse a cercare una serata per quello, ma anche perché ci devi pagare le bollette, cambia un po' la prospettiva. Cambia la prospettiva. La prospettiva. Io penso però, Sandro, che sono due figure, no? Quello del, diciamo, del dopolavoro, con il tutto, con il massimo rispetto, certo, che sia, no? Del certo. Dopolavoro o dell'opzione B, il piano B, perché c'è anche chi invece sta già partendo, soprattutto i giovani di oggi, partono dicendo: beh, io mi voglio comunque dare un'opzione B, un piano B nel caso in cui la formazione che sto facendo come attore o come cantante non vada in porto, devo avere il porto sicuro, che poi tanto sicuro chissà se lo è. Ma è giusto che ci sia. La cosa fondamentale è non pensare che questo sia un lavoro leggero. Sono passati una decina d'anni, 10-12, che coincidono anche con l'esplosione dei talent e dei programmi televisivi. Almeno io non. Sì, però. Rispetto. Fa parte delle cose, anche sì. Tu. C'è il McDonald's, ci vai a mangiare? Forse no, perché ti piace mangiare altro, però il McDonald's però esiste, uguale. Sì, ma di fatto io dico che ognuno può fare quello che vale, però certo, se uno mi dice, mi chiede un parere, io dico sempre che la polvere, il palcoscenico, gli schiaffi in faccia della provincia, della periferia, quello non te lo dà nessuno. Quello non c'è sta talento. E quindi ti dico, sono anni in cui hanno fatto credere che la popolarità e il lavoro coincidessero, cioè siccome divento popolare allora lavoro, oggi è... Assurdo. E poi il vero successo Bravo. È lavorare. Noi stiamo facendo filosofia, ragazzi, questa è filosofia pura. Pensate che siamo qui a giocare. Senti, Federico, il discorso è che quando io incontro personaggi come te, e devo dire... Andremo avanti per ore. Sì, potremmo andare avanti per ore, l'ho detto anche in passato con altri nostri amici e colleghi, ho detto, ecco, se qui adesso ci fosse una platea con delle persone sedute potremmo fare anche lo spettacolo. Infatti questa mia idea alla fine era questo che volevo fare, però comunque facciamo così. Allora, diamoci un appuntamento, perché io oggi lo dico in questa 40ª puntata, probabilmente questo format un po' differente se potrebbe anche finire in una televisione. E quindi io spero al più presto che tu sarai tra i miei ospiti. Confermato, quindi c'è la testimonianza. Grazie, io ti ringrazio e veramente vorrei andare avanti per ore, però siccome te l'ho detto in privato, ma te lo ricordo, visto che insomma c'è anche un po' delle cose che ci uniscono, tra queste anche un po' Lando Fiorini, ovvero sul finale ho preso pure la paperetta, e Lando Fiorini diceva sempre: andatevene sempre prima, un attimo prima, da aver tutti i coglioni. Questa. Noi ce l'andiamo prima perché forse abbiamo rotto i coglioni. Però voglio fare una cosa per te che sicuramente non farei con nessuno, solo un matto come te. Diamoci un bacio col plexi. Però l'ho fatto già con un'attrice. Ah, allora vabbè. Anzi, con una cantante. Però con maschio mai? Con maschio mai. A sapere se sono maschio. Ora mi verrebbe voglia di dire un detto romano su questa cosa. Perché no, non la posso dire, perché poi, fra l'altro, sono uno di quelli che si è sempre battuto per i diritti di tutti, dei gay, di tutti, quindi non potrei mai. Però a Roma si dice che è facile fare qualcuno là. Vabbè, ciao. Cioè, grazie, ciao Federico. Belli. Grazie. Piacere. Federico.